Scienza rinasce attraverso i pensieri e le menti fervidi di due under 30, Napoli e Venezia, per ricostruire un luogo simbolo per tante ragioni. Come vi siete approcciati voi a questa sfida? Beh, innanzitutto il progetto è stato un processo nel quale abbiamo cercato innanzitutto di conoscere il sito, ma non solo il sito, anche le persone che lo frequentano, che ci abitano, che ci lavorano anche. E questa conoscenza del sito ci ha portato a reinterpretare quello che già c'era. Inoltre, punto di vista fondamentale è stato quello di considerare Città della Scienza non soltanto un museo, ma qualcosa che potesse andare oltre, e ben coscienti che qui ci sono diverse attività che si consumano quotidianamente, che si svolgono quotidianamente, che sono attività di formative, anche produttive, di ricerca, eventi, congressi, e quindi abbiamo cercato di disegnare una piattaforma che potesse essere, diciamo, flessibile e interpretabile ai vari usi. Come immagini che sarà il domani di Città della Scienza che assumerà l'aspetto che voi avete pensato? Ma domani Città della Scienza sarà un luogo, secondo me, che avrà qualcosa di magico, proprio per la sua forma e il suo saper interpretare qualcosa del passato, cioè l'immagine del vecchio edificio che ogni sera, diciamo, dal calare del sole fino alla chiusura del museo, risplenderà attraverso i fori della facciata e restituirà ogni giorno. Rinfrescherà ogni giorno la memoria, il ricordo di questo momento, sapendolo però trasporre in un qualcosa che Di di positivo, no? positivo, qualcosa di positivo, qualcosa di magico. Un'energia, noi quello che ci siamo sempre detti è che questo posto, oltre a essere un museo, è un contenitore di energia, no? Di attività e di Energia. energia. Grazie.